Presidente, buonasera, le do il benvenuto a nome dei ragazzi e delle ragazze di ISIDA. Io sono Paolo Spada, sono uno degli educatori dell'istituto. I ragazzi si sono preparati per questo incontro con lei, per essere all'altezza e per essere testimoni di quello che pensano e di quello in cui credono. Per questo lascio la parola alla professoressa Franco, che illustrerà come è avvenuta questa preparazione. Grazie. Non è la prima volta che l'anno scolastico inizia a Nisida con una riflessione sulla Costituzione. Anzi, ogni anno noi iniziamo leggendo in classe gli articoli 27 e 34 della Costituzione per poi approfondire quelli che sono i principi fondamentali. Abbiamo riscritto con le parole dei ragazzi i primi 12 articoli. Ci siamo occupati di alcune personalità che nell'ultima fase del periodo borbonico hanno conosciuto la torre di Nisida, colpevoli solo di sognare un paese unito nel segno di una Costituzione garante del diritto di tutti. E all'interno del progetto Nisida come parco letterario, recentemente abbiamo pubblicato, grazie alla collaborazione di alcuni importanti autori napoletani, un volume di racconti proprio sul rapporto tra i ragazzi e le ragazze di Nisida e la Costituzione. Alcuni di questi brani lei li ascolterà adesso e poi anche dopo. Ogni anno l'articolo su cui ci siamo più soffermati è l'articolo 3, il più bello e il più impegnativo. Quello che l'esperienza di troppi dice non realizzato e che resta l'ideale cui tutte le forze politiche dovrebbero tendere col massimo impegno. È stato quindi un particolare piacere poter lavorare in classe in questo mese, grazie anche agli spunti offerti dalla professoressa Iadicicco, che ringrazio per il prezioso supporto, sulla Corte Costituzionale, sulla Costituzione e in particolare sull'articolo 3. L'ascolteremo quindi con molto interesse, Presidente Amato, e poi i ragazzi le rivolgeranno le domande che più sono affiorate in questo mese di lavoro. Grazie. Quello che vedrete adesso sarà uno stralcio del lavoro del laboratorio di teatro. Il teatro non si anticipa, non si spiega, ma tutto viaggia su quello che ha appena detto la professoressa Franco. Ed una storia, che sentirete, la storia di Teresa, è uno dei risultati che porta alla non applicazione di alcuni tratti della Costituzione. I ragazzi ovviamente sono estremamente emozionati, sono tesissimi, ma questo è un fatto positivo, in teatro così deve essere, qualche sbavatura sarà per noi. Insegnare uguaglianza è un dovere di un adulto, infatti, se i ragazzi sono il futuro, per costruire un futuro migliore è fondamentale insegnare a loro a riconoscere ciò che ha valore. Nel 2002, in occasione della visita del Presidente Santi, i ragazzi in Nisida fecero loro l'articolo 3 della Costituzione con queste parole. Tutti i cittadini italiani per la legge non sono diversi, perché nei soldi e nel potere fanno la differenza. E quello che ci tiene in pari dignità è che semplicemente siamo persone. Perciò tutti i cittadini italiani che abitano in Italia sono uguali davanti alla legge, senza differenza di sesso, di razza, di qualsiasi lingua e religione, e hanno piena libertà di esprimere opinioni politiche che non intracciano la legge costituzionale. Lo Stato italiano sa che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, ma non sempre c'è uguaglianza di fatto. Perciò lo Stato si impegna a far sì che tutti i cittadini possano esprimere le proprie capacità e che non ci sia differenza tra persone di alta società e persone di bassa società. Tutti hanno diritto di essere curati e di imparare a vivere e di esprimersi meglio tramite l'insegnamento scolastico. Ma non tutti i ragazzi e
delle ragazze della nostra città è consentito avere pari dignità e esprimere i propri talenti. Per questo alcuni... Corre Teresa, corre! Per sopra i quartieri Teresa corre, per dentro ai vicoli Teresa corre, per sotto al ponte della sanità, per dentro alle vele, calata a capo di chino, per mezzo al mercato. Per dietro alla marina Teresa corre, le ballano le gambe dalla paura e le trema quella cinta di grasso che si porta attorno ai fianchi. Corre senza guardare indietro, che se si fermasse scompare, che se si guardasse indietro diventa più dura di una pietra di sale. Corre come sotto alle bombe di una notte medio orientale, come dentro alle favelas di Rio. Corre come una povera crista, con le labbra nere per la fame. Si farebbe crescere due ali al posto di quelle braccia grasse e corte, e se ne volerebbe via come una colomba bianca e liscia. Invece Teresa è nera, chiata con la faccia grigia di brufoli passati. Teni! Si chiama Vallestock! Dentro al quartiere la chiamavano così, Teresa Vallestock. Nessuno si ricordava più da quando, nemmeno Teresa. Quanto poteva tenere? 4-5 anni? Era bella Teresa. Nera, uscirebbe, c'ha pure le pallucelle. Poteva diventare una bella creaturetta, invece per tutti quanti diventò solamente Teresa Vallestock. Come si dice? Un uomo fa l'uomo. Teresia, mamma, non ci devi dare retta. E Teresa, pugni chiusi, si inghiottiva le lacrime che sapevano di numero. Teresi, il talento è una moneta che ti devi spendere, non te la puoi conservare. Teresa, pugni chiusi, si guardava nello specchio delle lastre, ma non vedeva più niente. Io talenti non ne tengo, mi hanno rimasti senza. Teresa correva attraverso la città sempre più vuota, ma il talento suo non era correre. Teresi, tu non tieni talento. E Teresa, pugni chiusi, si andava a nascondere dentro al banco, nella penultima fila, dietro la compagna sua bionda, che invece il talento lo teneva. Teresa non era stata buona a studiare, né a parlare con i ragazzi. L'ha messa in piega dentro il parrucchiere, non ne parliamo proprio, perché le signore se erano più zellosi come erano venute. E non sapeva nemmeno cercare i soldi fuori dai negozi, con l'uscita della metropolitana, perché si metteva fuori. Teresa non sapeva far ridere e non sapeva piangere. Non sapeva cantare e nemmeno ballare. Non si sapeva vestire e non si sapeva pettinare. Non sapeva leggere e non sapeva fare il conto. Così alla fine se l'era chiamato Malacarne. Teresa, bella Ruzzini, tu talenti non ne tieni. Però una cosa, per me credo che ce la puoi fare. Tu sai camminare, non è vero? Brava, bella Ruzzini. Allora tu tutte le sere passi di qua e mi porti i soldi, capito? Sembra la stessa ora. La strada è facile, la sai, non te puoi sbagliare. Te ne nascondi in petto qua, mano destra del cuore. E se qualcosa corre. Io correre non so. Ma la carne fece gli occhi sfastidiati, come di uno che è stato svegliato proprio dentro al meglio del sonno. E non vede l'ora di tornarsi a coricare. E vabbè, bella Ruzzini, se non sai correre allora. Girò la testa per la stanza cercando con lo sguardo qualcuno che gliela levasse di torno. Non trovò nessuno. Ma incontrò gli occhi di Teresa. E dentro agli occhi tondi e neri Teresa Vallestock vide questo creaturiello di manchi 5 anni fermo davanti alla casa con la cartella appesa a mano e con dentro tutte le merendine che si era fottuto dai suoi compagni. Quello era il suo talento. Bussava ma nessuno apriva e quel creaturiello rimaneva ad aspettare e si scartava una merendina, era buona, buona. Ma la carne si sentì in bocca pari pari il sapore come fosse no. E vabbè, bello Rosino, se non sai volare allora... Allora vola, Teresina, vola! Naturalmente, le storie raccontate di oggi sono queste. Ma c'è stato qualcuno che si chiamava Mameli che aveva dato la sua vita per sognare un'Italia libera e sola. Fu autore all'età di quasi 20 anni delle parole del canto degli italiani nel 1847, più noto in seguito come Inno di Mameli. Durante i pochi anni della sua giovinezza fece parte attiva in alcuni memorabili gesti, come ad esempio l'esposizione del tricolore per festeggiare la cacciata da Genova di austriaci del 1747. Nel marzo 1848 organizzò una spedizione di 100 volontari per andare in aiuto a Nino Bizzo durante i moti di Milano. Arruolato nell'esercito di Giuseppe Garibaldi con il grado di capitano. Durante l'assedio di Roma, la sua morire avvenne durante l'assedio di Roma, aveva solo 22 anni. Io sono... Antonio. Sono nato a Biella, sogno un paese bello e unito e sono italiano. Il mio nome è... Ionescu. Sono nato in Romania, sogno un paese più unito e mi sento italiano. Il mio nome è... Said. Sono
Sono nato in Marocco, sono in un paese più onesto, non mi sento italiano. Il mio nome è Abraham. Vengo dal Marocco, sono in un paese più pulito, sono italiano. Il mio nome è Sono nato a Torre del Greco, sono in un paese più pulito e bello, sono italiano. Il mio nome è Luigi. Sono nato a Napoli, sono in un paese più ricco e sono italiano. Datemi la mano, Venite, le ragazze. Perché hanno toccato temi che solitamente non sono temi teatrali. Tra l'altro un ragazzo, come diciamo a Napoli, ha fatto filone perché è restato in cucina a cucinare. Però credo che un applauso se lo meritano tutto perché hanno fatto bene. Insomma, mi sento più o meno inutile perché quello che potevo dire per cominciare dalla Costituzione l'avete detto voi e c'è ben poco che io vi possa insegnare. Posso toccare alcuni punti e poi discutiamo sulla base delle vostre domande. Mi ha colpito uno dei passaggi del vostro articolo 3, che è esattamente il cuore della questione non risolta tra gli esseri umani, ed è: abbiamo pari dignità perché siamo persone, ha detto uno di voi. Ora, sapete, una cosa così non è mai stata vera nella storia. Forse non lo è ancora ora, anzi certamente non lo è neppure ora. Però almeno ora partiamo di lì. E se qualcuno non ha pari dignità, perché non è considerato persona, è un problema. Almeno è un problema. Per millenni, per secoli non è stato così. Era semplicemente naturale che molti, la maggior parte degli esseri umani, non fossero pari agli altri, fossero sotto, fossero alla mercé degli altri, rispondevano ai desideri degli altri, erano a disposizione degli altri, potevano essere liberamente uccisi da altri. La storia è andata così. Due tappe dobbiamo vedere, guardate.
quando lo si è detto che tutti siamo uguali e quando ha cominciato a diventare un problema. Quando lo si è detto, la prima grande dichiarazione, se volete la più bella, diceva: ci sono delle verità che non hanno bisogno di essere dimostrate. Tutti gli uomini sono stati creati uguali. Queste parole le trovate nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti nel 1776. Chi la scrisse, che era un grande personaggio, aveva gli schiavi nella sua piantagione. E quindi lui poteva scrivere che tutti gli uomini sono stati creati uguali. A quel punto i casi erano due: o gli schiavi non erano uomini, o qualcuno li aveva creati uguali, ma non c'era nessuna ragione per tenerli uguali dopo che erano stati creati. Ci sono voluti secoli perché questa inaudita contraddizione tra quello che si diceva e quello che si faceva venisse in qualche modo sanata, ma fino ad un certo punto. Anzi, se volete sapere che cosa ha portato alle dichiarazioni di questi decenni sulla dignità, tutti hanno uguale dignità, è stata la più colossale offesa alla dignità umana che noi avessimo, esseri umani, provocato, ed è la persecuzione degli ebrei nei tardi anni 30. E ve la faccio sentire brevemente, così come l'ha vissuta un poveraccio che era un barbiere antifascista, che venne preso a botte pesantemente, chiuso a San Vittore, carcere di Milano, poi finì anche a Mauthausen e poi riuscì a tornare. E ha scritto questo barbiere quello che ha vissuto. Sentite questa. Era in pieno sviluppo la caccia agli ebrei. Il secondo raggio di San Vittore era zeppo. Chiuso era il cancello grande d'ingresso. Le celle e i cameroni sino al terzo piano invece erano aperte, pagliericci ovunque. Erano ebrei rastrellati in ogni città e portati a Milano in unico convoglio. Le donne con i bambini erano al terzo raggio. Essi sapevano la fine che li aspettava e si facevano poche illusioni. Uno si buttò a capofitto dalla ringhiera, ricordo che cadde piatto sulla schiena e non morì subito. Accorse un maresciallo tedesco che fece trasportare il ferito in una cella del quinto raggio e qui lo legarono su una branda e lo lasciarono al suo destino. 2 giorni durò l'agonia. E furono 2 giorni di angoscia per tutti. Poi venne il giorno della partenza. Li radunarono tutti assieme, uomini, donne, bambini, vecchi. Era domenica e fu una gara di solidarietà umana. Gli stessi secondini furono presi dalla pena e ci aiutarono moltissimo. Gli scopini, i barbieri, i bibliotecari, tutti erano mobilitati a procurare ogni cosa agli ebrei che partivano per un viaggio senza ritorno. Nei giorni di festa, con la minestra e il pane, la mensa passa anche un pezzo di carne lessa. Qui, insomma, ve la passate un po' meglio, a dire la verità. Quella domenica nessun detenuto assaggiò la carne che venne da ogni raccolta da ogni cella e data a quelli che partivano. Intanto gli ebrei si disponevano a partire. La colonna si mosse lentamente. Gli uomini cercavano di darsi un contegno.
sostenevano e incoraggiavano le donne, molte delle quali piangevano. Passò un bambino di forse 4 anni. Le tasche del paltoncino erano piene di roba. Con le mani teneva stretto contro il petto dei pacchetti di biscotti e caramelle. Uno gli cadde, fece per raccoglierlo e gliene caddero altri. Il bambino si confuse e perse del tempo, staccandosi così dalla colonna. Un detenuto andò da lui per aiutarlo, ma giunse un tedesco che diede uno schiaffo al detenuto ed una grande pedata al bambino che rotolò a terra. Poi gli fu sopra, lo rialzò con violenza, lo colpì ancora e lo spinse avanti costringendolo ad abbandonare le sue cose per terra. Piangendo corse dalla sua mamma. Il tedesco, con la scarpa chiodata, si era fermato a calpestare i biscotti e le caramelle con una cattiveria incomprensibile. Ecco, il sentimento che tutti abbiamo la stessa dignità nasce qua. Nasce con queste cose qua. Nasce con questo forte sentimento di solidarietà reciproca davanti ad un dolore non sopportabile, davanti a una ingiustizia non sopportabile. Ed è un dato di fatto che poi per la prima volta nelle carte universali dei diritti, nelle carte europee dei diritti, nelle costituzioni appare il termine dignità, pari dignità. Non era mai successo prima. Ora, quello che secondo me conta molto è che quando la Costituzione italiana fu fatta, i sentimenti che la animavano erano quelli che c'erano in quel pezzo che vi ho letto. Cioè, il bello di questa Costituzione non è che degli uomini di partiti diversi, molto saggi, molto colti, seppero scrivere con parole semplici e condivise. Tutto questo è vero, ma ce n'è tanti di documenti scritti da uomini saggi e colti con parole semplici e condivise. In realtà questo documento nasce da un clima e l'aspettativa con cui il documento fu scritto. L'aspettativa era che quel clima sarebbe rimasto e che quel documento, una volta attuato e rispettato, sarebbe servito a far rimanere quel clima. Perché se quel clima non rimaneva, noi non riusciamo a trattarci da uguali. Lo sappiamo che è così e ci sono dei momenti nei quali lo sentiamo che è così, ma ci sono altri momenti nei quali prevale in noi un sentimento opposto, l'ostilità, la rabbia, la diversità. Cosa ci fai tu qua? Tornatene a casa tua. C'è uno di voi che ha scritto una cosa bellissima nel libro della professoressa Franco, che ora è sparita. Ah, beh, da qualche parte. Ah, eccola lì. Lei se lo ricorda di sicuro. Quando dice, questo era un ragazzo, che in ciascuno di noi c'è un lato negativo e un lato positivo. E lui sa di essere entrato qui perché il suo lato negativo era prevalso. Ma qui mi insegnano a far prevalere il lato positivo. Questo ragazzo non è un'eccezione rispetto alla razza umana, per l'amor di Dio. È uno che ha avuto la sfortuna di aver commesso un atto che non va commesso in un momento in cui prevaleva in lui il lato negativo. Il sentimento della pari dignità è un sentimento che sta sul lato positivo, che ha bisogno di essere alimentato, che non regge da solo, se no combiniamo i guai noi. La Costituzione vorrebbe che l'insieme della nostra vita fosse costruito
tutto sul lato più positivo e quindi sull'idea della pari dignità, vedete? Perché quando comincia, è giusto che vi facciano riflettere soprattutto sull'articolo 3, perché l'articolo 3 è la presa d'atto di quello che ora io sto dicendo. Beh, non è vero che siamo tutti uguali, lo dobbiamo diventare, dobbiamo arrivare ad esserlo, quindi chi non lo è ha bisogno che qualcun altro gli dia una mano perché ci arrivi, sacrosanto. Ma tutto il resto è impregnato della stessa idea. Vi faccio questo passaggio. È una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Fondata sul lavoro vuol dire che non è detto che tutti abbiamo la stessa posizione nella società. Ci potrà essere chi ha posizioni più elevate, chi le ha meno elevate. In ogni caso la differenza deve dipendere solo dal lavoro, non da altro. C'è qualcuno che ha spiegato il fatto che la nostra è una repubblica e non è una monarchia e che può essere solo una repubblica se è fondata sul lavoro, esattamente per questo. Ma vi rendete conto? Ora non è che i re e le regine contano tanto, però insomma tendenzialmente non hanno il problema di campare, perché campano bene tutta la vita. E sono rispettati e sono comunque ai vertici. Ora, si può essere capo dello Stato solo perché si è figlio di Tizio? E uno nasce figlio di una Elisabetta che oltre a essere Elisabetta è pure regina d'Inghilterra e si ritrova re. Uno nasce figlia di un'altra che è Elisabetta anche lei, ma che non è regina d'Inghilterra e non sarà mai re. Questo, in una repubblica fondata sul lavoro, è impensabile, non è ammissibile. Tu non puoi avere dei benefici rispetto agli altri, dei privilegi rispetto agli altri solo perché sei figlio di. E tanto per cominciare, non puoi essere capo dello Stato per questo. Te lo devi essere guadagnato, meritato. Devi essere riconosciuto. I titoli nobiliari vennero aboliti esattamente per la stessa ragione. Che è sta cosa del marchese, del conte, del duca, che una volta significava molto, perché il conte è quello che è a capo di una contea e tutti quelli che vivono nella contea, che è un po' come oggi è la provincia, gli devono pagare l'età, lo devono mantenere. Il marchese c'ha il marchesato e così via. Queste sono cose che sono state tutte abolite. Questo è il senso. E naturalmente voi avete tutte le ragioni di domandarvi, ma funziona davvero così? Non funziona davvero così. Ancora conta se tu sei figlio di qualcuno o se sei figlio di qualcun altro. La tua intera vita può cambiare. Anzi, di questi tempi, quanto più sono aumentate le diseguaglianze tra di noi, tanto più sta accadendo un fenomeno che proprio non dovrebbe accadere al nostro tempo. Che ci sono delle famiglie così ricche che si ricreano le dinastie come erano una volta quelle dei nobili, che ora sono stati aboliti, che vivono vite diverse, che non prendono mai un mezzo pubblico perché hanno solo mezzi privati anche quando volano, che non vanno mai i figli nelle scuole dove vanno i figli degli altri.
c'è un pezzo di Costituzione italiana che aspetta di essere attuata in queste diversità sociali che sono rimaste. La Repubblica fondata sul lavoro, questo non lo sopporta, non lo può sopportare. E c'è poco da fare, non siamo uguali neanche dagli altri punti di vista. Essere ebreo continua ad essere difficile. Essere musulmano in un paese cattolico continua ad essere difficile. È strana la intolleranza per gli altri, ma pensateci, non so se ne avete mai discusso, una ragazzina musulmana che si presenta a scuola col velo e dice: ma come? E che ci fa col velo? Allora ci si chiede se lo può portare. E ci sono dei paesi, fortunatamente non l'Italia, che dicono che a scuola non si può portare nessun velo. Io ho provato a chiedere: ma se vai in una scuola di un paese così, che poi è la Francia, una suora cattolica si deve togliere il velo? Glielo chiedete di togliere il velo? No, nessuno glielo chiede. Allora la ragazzina musulmana se lo deve togliere non perché ha il velo, ma perché è musulmana. Perché se invece è cattolica lo può tenere. Avete visto a volte raffigurazioni della Madonna? C'è il velo. È musulmana? Non lo so, può darsi, ma non risulta. Bianco-nero, dai, continua ad essere una differenza che pesa. E c'è chi la vuole far pesare anche in un paese come il nostro, in cui in fondo non hanno mai pesato queste cose. Ma vi capita, se seguite, di sentire che dei ragazzini inseguono un ragazzino nero del loro quartiere con lo spray e gli dicono: vieni qua che ti facciamo bianco, se no devi tornare nel paese da cui sei venuto. E il paese da cui lui è venuto è questo, perché lui è italiano, come loro. Però è diverso. Ecco, anche in carcere può succedere. E di questo anche noi dovremmo parlare insieme. Noi un detenuto ha pari dignità. Perché è detenuto, ha perso la dignità. Nessuno vi dirà che l'ha persa. Nessuno avrà il coraggio di dirvi che l'ha persa. Perché si dice che se hai fatto del male devi pagare. E quindi una forma di pagamento è la perdita della libertà personale, cioè della libertà di muoverti per i fatti tuoi. Essere detenuto vuol dire essere costretto a stare in un posto. Questo dovrebbe essere quello che perdi. Ma perdi molto altro. Ed è giusto che tu perda molto altro. Sul terreno dell'affettività, certo, perdi. Non puoi non perdere, perché se stai chiuso in un posto, la tua affettività non la vivi come se tu fossi fuori. Però hai diritto ad averla, fa parte della tua dignità. Vieni messo sempre in condizioni di farlo. E questo problema che continua ad affliggere l'Italia, fortunatamente non affligge voi qui dentro. Ecco, ma se si sta in 8 in celle che
contengono massimo 3 persone, dove va a finire la dignità? Come deve essere il regime carcerario perché sia compatibile con la dignità della persona? E soprattutto, quando diciamo, perché noi l'abbiamo fatta una Costituzione a misura di dignità, vedete, perché la pena, ci sono dei paesi in cui è quella cosa che noi avevamo nella storia, sepolto vivo. Cioè tu hai sbagliato, sei punito, sei chiuso lì dentro e per me sei sparito. Quello che ti succede riguarda solo te, non riguarda più me. Ci sono paesi in cui è rimasta al fondo questa idea della pena, noi no. Perché questa convinzione che abbiamo tutti pari dignità significa che tu hai sbagliato facendo quello che hai fatto, ma dentro di te c'è, come diceva quel ragazzo che non so se è ancora qui, c'è pure il lato positivo. Allora io ho la responsabilità a questo punto di tirarlo fuori. E quindi nella Costituzione c'è scritto che la pena, basta il nome, assolve a una finalità punitiva. Beh, sarebbe una pessima cosa se avendo fatto del male tu venissi ringraziato per il male che hai fatto. Questo sarebbe un incoraggiamento alla distruzione del genere umano e della persona. Ma tu sei punito, ma allo stesso tempo voglio tirar fuori il lato positivo. Siamo sempre in condizione di farlo. La rieducazione è sempre parte, come dovrebbe essere, della pena che uno sta scontando. Sono domande che per quelli di voi che scontano la pena in un posto come questo riguardano forse più altri che voi stessi. E però proprio perché siete qui e capite quanto è importante che vi siano delle attività formative, delle attività di professionalizzazione, vi potete rendere conto del disastro che è tenere delle persone in stato di detenzione senza che questo venga fatto. E anche questo è un pezzo di dignità umana che si perde. Allora, ecco, E qui concludo, in realtà, quando si dice che una Costituzione come questa è una Costituzione che non si celebra come un monumento, che non è lì nel passato e ci si passa davanti ogni anno per metterci una corona di fiori sopra, ma è un modo di organizzare noi stessi e la nostra vita comune che va ritrovato e rinnovato di continuo e che è lì davanti a noi, non è mai dietro, è sempre davanti e forse il giorno che non sarà più davanti non arriverà mai, perché è così, perché fino a quando un figlio di disoccupato avrà difficoltà ad andare all'università a differenza di un altro figlio, non sarà stata attuata questa Costituzione. Fino a quando ci sarà un cittadino o non cittadino di colore nero, verde o giallo a cui viene rifiutata l'assunzione perché è di colore verde, nero o giallo, questa Costituzione non sarà stata attuata. E è un tema che non so se verrà qui sollevato, se qualcuno viene condannato più di un altro perché viene da una famiglia diversa da quella dell'altro e la Costituzione non sarà stata attuata. Ecco, per questo secondo me è importante che la conosciate e che la consideriate per quello che è. Ecco, in altri tempi avrei detto uno strumento di battaglia,
ecco, non un documento d'archivio. Oggi vi dico uno strumento per migliorare la nostra vita civile e noi stessi. Però, ecco, come vi dicevo, ce l'abbiamo davanti, anche se ha 70 anni, non è 70 anni fa, è di oggi. E casomai di 70 anni fa io rimpiango i sentimenti che animavano questi detenuti che rinunciavano a quel pezzo di carne lessa, che probabilmente era una schifezza, per darla a questi ebrei che partivano. E quel detenuto che aiuta il bambino che sta perdendo i biscotti che si vuole portare via. Non vorrei mai che accadessero di nuovo fatti del genere, per vedere reazioni del genere, ma vorrei che verso gli altri continuassimo ad averli. E ora possiamo chiacchierare. Salve, salve a tutti. Io sono Donatella Stasio, sono la responsabile della comunicazione della Corte Costituzionale. Molti di voi forse mi hanno già visto e mi hanno già conosciuto. E ora chiacchieriamo, ha detto il professor Amato, perché questo è il momento delle domande, è il momento delle risposte, è il momento del faccia a faccia, del confronto, del dibattito, chiamatelo come volete. È un momento importante, lo coordinerà la professoressa Maria Pia Iadicicco, che come è stato già detto vi ha accompagnato insieme a tutti gli operatori di questo istituto ad oggi, all'incontro di oggi. Ne approfitto per ringraziare tutti quanti veramente tanto dell'impegno che è stato messo in questa fase di preparazione. Dico solo due cose brevissime. Ogni tappa del viaggio nelle carceri della Corte Costituzionale ha rivelato, diciamo, una miniera di momenti preziosi, talvolta anche imprevedibili. Sono tutti momenti di scambio, scambio di conoscenze, scambio di esperienze, talvolta anche scambio di emozioni forti, che aiutano a comprendere meglio, a sentire, a condividere di più i valori della Costituzione. Una Costituzione che, lo ha detto efficacemente un anziano volontario del carcere di San Vittore, all'inizio viene percepita, per parafrasare il titolo di una famosa canzone di Gianna Nannini, viene percepita bella e impossibile. Ma che a poco, anche grazie a momenti come questo, diventa invece qualcosa di raggiungibile, di concreto, di possibile. Qualcosa che ha cambiato le nostre vite e che può cambiarle ancora. Perciò questo rimane il momento forse più significativo del viaggio nelle carceri, il vero momento di incontro tra voi, la Costituzione e la Corte Costituzionale. Ed è anche un'occasione importante, lasciatemelo dire, per rafforzare in ciascuno di voi quella speranza di cui parlate nel libro La carta e la vita, ovvero la speranza, cito testualmente, che fuori ci sia una vita diversa che mi sta ad aspettare. Grazie. Buon pomeriggio. Desidero anch'io ringraziare tutta la Corte Costituzionale, in particolar modo il professor Amato, la dottoressa Stasio e tutti, il coordinatore scientifico del viaggio della Corte, il professor Ruotolo, per avermi affidato l'onere e allo stesso tempo dato l'onore di accompagnare le ragazze e i ragazzi di Nisida all'incontro odierno con il professor Amato. Non intendo occupare tempo che va interamente lasciato a questo dibattito al quale ci siamo a lungo preparati. Consentitemi però solo un altro istante per esprimere il mio più sentito ringraziamento a loro, alle ragazze e ai ragazzi di Nisida, insieme a loro al direttore, alla professoressa Maria Franco, a tutto il corpo docente, a tutti gli educatori. Non è, perdonatemi, non è un cedere alla retorica il mio dire che questo incontro, i vari incontri in tutte le loro sfumature sono stati per me
un momento indimenticabile di crescita professionale e personale. Aprirei subito il dibattito e invitando Alessio a prendere la parola, ma prima vorrei diretta. Faccio da valletto. Buonasera, sono Alessio e le vorrei porre una domanda. Quali sentenze la Corte Costituzionale ha fatto sui minori detenuti? Quali norme sono state tolte per rendere effettivo il principio della rieducazione della pena scritto nell'articolo 27 della Costituzione? Ci sono delle altre norme che bisogna togliere per favorire il reinserimento dei ragazzi e delle ragazze nella società? Alessio, ti piacerebbe anche raccontarla al Presidente come la senti tu la domanda, perché era carino che noi le leggessimo formalmente. Come ti va? Come ti viene? La tua domanda dal cuore qual è? Che legge ha fatto la Corte Costituzionale sui minori? No, attento, la Corte Costituzionale non fa leggi. La Corte Costituzionale le può cancellare se sono contrarie alla Costituzione. Quindi mi puoi chiedere quali norme ha tolto? Già mi metti in difficoltà se mi chiedi quali sono le norme che non vanno, perché questo io lo posso dire solo quel giorno che me le portano e lo decido, non lo posso dire prima, insomma. Però, ecco, grosso della tua domanda una risposta ce l'ha. Tieni conto di una cosa, che noi abbiamo vissuto con un ordinamento penitenziario fatto nel 1975, quindi io esistevo da molto, ma tu proprio manco c'eri, quindi sono passati molti anni dal 75, che è fatto per tutti uguale e che c'ha una norma che prevede, che fu scritta nel 75, quindi fai il conto, 75, quindi ad arrivare a oggi sono 25 più 18, 43. Bravo, 43. Una norma che diceva, in attesa che venga fatta una legge per l'ordinamento penitenziario minorile, si applicano ai minori le disposizioni del presente. Questo ordinamento minorile sta arrivando ora e non è ancora arrivato. È stato previsto dalla legge di riforma del ministro Orlando quando c'era lui, che prevedeva che si facesse un decreto con questa cosa dell'ordinamento penitenziario minorile. Il decreto è stato approvato proprio pochi giorni fa, però ancora sulla Gazzetta Ufficiale non c'è arrivato, è questione di giorni, però per dire, per 43 anni i minori che sono stati detenuti in base a quelle regole. È evidente che molte di quelle regole, giudici di sorveglianza, specie da quando hanno avuto il potere di farlo, coscienziosi, le hanno fatte arrivare alla Corte Costituzionale. Si può anche per un minore applicare questa disposizione? In genere la Corte ha detto no, non si può. E quindi direi che quasi sempre, ogni volta che le è stata portata una disposizione dell'ordinamento penitenziario generale, col dubbio che fosse sbagliato, si può avere un po' d'acqua fuori. Insomma, applicabile ai minori, ho detto no, non si può. In genere di che cosa si trattava in questi casi? Quando è previsto che un determinato beneficio non si possa avere se è successa una cosa. Per esempio,
se tu sei in pena detentiva per conversione da un'altra misura, poi hai combinato qualcosa e ti hanno messo dentro, l'ordinamento penitenziario dice che tu sei fuori dai benefici, a meno che non passino un certo numero di anni. Altre norme analoghe prevedono che non si può. Regolarmente la Corte ha sostenuto che questo meccanismo automatico, ammesso che sia applicabile con gli adulti, non si può applicare ai minori, che ogni volta che un giudice di sorveglianza ha davanti un minore deve fare, la Corte l'ha chiamata, una prognosi individualizzata, cioè deve vedere la situazione com'è, deve vedere a che stato è del suo processo di rieducazione, deve valutare se gli fa più male che bene continuare a tenerlo dentro impedendogli il beneficio. E quindi diverse norme sono state smantellate. Direi che la cosa più grossa che la Corte ha fatto a proposito dei detenuti minori, in realtà l'ha fatta... No, io l'accetto senza bicchiere. È stato dichiarare che un minore non si può condannare all'ergastolo. Notate, la sentenza con cui la Corte lo ha deciso, molti anni fa, io non c'ero, era del 94, non è che dice, e non so se direbbe la stessa cosa oggi, proprio non lo so, ma non è che dice l'ergastolo non si può proprio perché toglie ogni speranza, eccetera, eccetera. Non lo dice. Dice, io non sto giudicando dell'ergastolo, però di una cosa sono sicura, l'ergastolo a un minore non può essere combinato. E qui ha fatto fuori non una norma di ordinamento penitenziario, ma una norma del codice penale, evidentemente, che prevedeva. Poi, ecco, ci sono casi curiosi, ve ne dico uno che vi può colpire. Ci trovavamo in presenza di un ragazzo che aveva commesso un reato per cui poteva essere estradato nello stato di New York. Credo l'avesse commesso qui, ma era a danno di un americano, insomma, quindi c'era giurisdizione americana. Allora, il ragazzo aveva compiuto 16 anni e secondo la legge americana di New York, sapete che gli Stati Uniti hanno molti stati membri che hanno leggi diverse, l'Alabama non ha le stesse regole di New York o dell'Arizona o della California. Nello stato di New York c'era allora una norma per la quale un sedicenne che commette un reato di sangue, che comporta sangue, insomma, rapina a mano armata usata, è trattato come un adulto. Cioè la gravità del reato cancella la minore età e quindi è trattato come un adulto. Curiosamente in quel caso c'era di mezzo un ragazzino di 13-14 anni e uno che aveva compiuto 16 anni. Ecco, la Corte disse che l'estradizione non la potevamo fare, che la norma che consentiva l'estradizione di un minore in un paese nel quale il minore sarebbe stato trattato come un maggiorenne, questa non era ammissibile, perché la specialità della posizione del minore... Ora, sulla rieducazione evidentemente ce n'è tante di sentenze. Ecco, quella che vi può più interessare, che peraltro riguarda gli adulti e non i minori, è quella, e ce n'è in realtà una serie, che escludendo dai benefici per
la parte più rilevante della pena, vi faccio l'esempio, bisogna fare sempre l'esempio, il caso è quello dell'ergastolo o per terrorismo o per sequestro di persona a cui è seguita la morte del sequestrato. In questi casi, entrambi, l'ergastolo comminato è ostativo dei benefici fino a quando non hai fatto 2/3 della pena. La Corte questo ha detto che non va bene, utilizzando la funzione rieducativa, cioè sostenendo che tutte le attività rieducative che comunque uno deve fare sui detenuti, per tutti gli anni fino a 2/3, in realtà diventano inutili, perché se io non ho la speranza che dalle attività rieducative ottengo un beneficio in un tempo ragionevole, io sono demotivato, non le faccio, oppure se le faccio non mi ci faccio coinvolgere. E questa è la ragione principale per cui la Corte ha preteso sempre dalle norme penitenziarie che non ci fosse l'automatismo del no, ma che il giudice valutasse caso per caso, perché il no a priori al beneficio fa peggio, insomma, indurisce all'interno della pena. Mi fermerei qua. Grazie professor Amato. Adesso chiederei... Non lo fate, se no poi dovete applaudire a ogni risposta, oppure se non mi applaudite io dico, ma perché non applaudono? Non è bene. Alla fine ci applaudiamo tutti, va bene? Inviterei Asia a formulare la sua domanda. Buongiorno, vorrei farle questa domanda, mi chiamo Asia. Secondo l'articolo 3 della Costituzione, donne e uomini sono uguali davanti alla legge e hanno gli stessi diritti, ma non è vero, non solo nella società ma anche in carcere. I ragazzi hanno più attività formative, più possibilità di reinserimento. Come si può superare questa ingiustizia? Beh, trovi una norma e vediamo se arriva alla Corte Costituzionale, perché così come me lo presenta è un problema più per lui, che ora fa il portantino di microfoni, che non per me, perché insomma si deve dare una regolata lui più che io davanti alla domanda che ha posto lei. Io così guardandomi intorno e vedendo la situazione qua dentro ho colto che le ragazze ce l'hanno le cose, però ne hanno di meno, ma loro pure sono di meno, il che in fondo è un vantaggio, nel senso che si sta qui dentro in ragione di un'attività criminale che si ha nel passato, evidentemente ci sono meno ragazze o meno ragazze che si fanno scoprire, direbbe un maschilista assolutamente perfido, insomma io non sono un maschilista perfido. Lo dico perché questo ha un effetto evidentemente, no? Se io ho più maschi è evidente che l'investimento in attività formative è un investimento destinato a premiare di più la parte più numerosa. Però siccome è così, un correttivo poi va trovato per evitare che da una circostanza come questa, cioè minore criminalità femminile, ne derivi poi uno svantaggio per le ragazze che si trovano a scontare la pena. Se vuole formuliamo insieme un appello al direttore, magari concretizzando però quello che vogliamo. Io sono a sua completa disposizione per questo. Grazie. Grazie Asia, darei adesso la parola a Weasley. Salve, vorrei farle sta domanda.
Anche gli stranieri dovrebbero godere dei diritti della cittadinanza italiana, ma non è così. Non mi sembra giusto che un straniero, dopo che ha fatto un percorso in carcere e che si vuole integrare nella società, venga espulso. Lei che ne pensa? Beh, insomma, io posso dire in pubblico quello che ci siamo detti in privato. Io sono d'accordo con te. Io trovo che noi abbiamo una disciplina dell'espulsione complicatissima. Infatti anche ricostruire il tuo caso è stato complicato, perché noi abbiamo una espulsione amministrativa che, vabbè, insomma, ti trovo senza permesso di soggiorno e ti mando via, definisce. Questa la capiamo. Io ho molto da dire anche su questo, nel senso che non sono mai stato d'accordo sul fatto che il contratto di lavoro debba precedere il permesso di soggiorno, perché il contratto di lavoro può precedere il permesso di soggiorno quando l'interessato è un ingegnere elettronico di alta fama, conosciuto, che viene chiamato da un'impresa che sa che lì c'è quel certo ingegnere indiano, lo chiama, lo fa venire. Ma la maggior parte delle persone che vengono alla ricerca di un lavoro, chi mai le conosce per fargli il contratto prima? Il contratto se lo procurano una volta che sono qua. Quindi dovrebbero avere, come avevano prima del 2001, un periodo di tempo coperto, perché durante il quale cercano un lavoro e poi ottengono il permesso definitivo esibendo il contratto di lavoro. Si è fatta una legge che, io lo dico in coscienza come giudice costituzionale, non posso dire che è incostituzionale, è una scelta che il Parlamento ha fatto, però da cittadino dico che io la considero una scelta sbagliata. Perché alla fine il lavoratore non qualificato che mi arriva e che avrebbe bisogno di tempo, appena arrivato è già illegale, è già nella condizione di dover essere mandato via. Certo, arriva col visto turistico di 3 mesi, insomma, no, vabbè, questo lo sappiamo tutti, però non è... Poi abbiamo l'espulsione sostitutiva della pena detentiva, e già questa ancora è comprensibile, perché io posso scegliere se farti scontare la pena qua o rimandarti via. Al limite potresti tu stesso essere più contento di essere rimandato via piuttosto che messo in carcere qua. Poi c'è la terza espulsione, che è quella più problematica, quella che non sostituisce la pena detentiva ma la segue se c'erano o se maturano ragioni di espulsione, intanto sconti la pena e poi ti caccio. Ora, in casi in particolare come i vostri, nei quali l'impegno, l'investimento, direi, non tanto finanziario, ma di risorse umane, di tensione, di passione, di rapporti umani, che viene riposto per la rieducazione, il reinserimento, rendere possibile il reinserimento, tutto questo deve essere fatto, viene volentieri fatto, e poi una volta fatto l'interessato viene espulso. Questo è un nonsense, è assolutamente un nonsense. Questo dovrebbe essere cambiato dal legislatore, o trovare il modo di usare le leggi esistenti per evitare che accada, perché in sé non è soltanto ingiusto per l'ex detenuto o detenuta che viene espulso, ma è ingiusto per coloro che hanno lavorato insieme a questa persona a fini di rieducazione e reinserimento. Vabbè, amica mia, è così. Ma vediamo. Grazie professore, aveva notato che questa era una domanda
particolarmente sentita e condivisa del quale parliamo. Avete... Io ho avuto l'avventura di averla accanto a tavola e abbiamo chiacchierato. Tra l'altro, con questi sciagurati della RAI, tutto microfonato, questa nostra conversazione è pubblica. Vabbè, adesso chiederei a Luigi di avvicinarsi e di formulare la sua domanda. Anche la questione che pone Luigi è particolarmente sentita da tutti, sarà ripresa anche dopo. E prego, a te la parola. I ragazzi preferiscono non avvicinarsi perché si sentono sostenuti. Salve, mi chiamo Luigi e vorrei porre questa domanda. Qui a Nisida ci danno molte possibilità, ma ci mancano molto le nostre famiglie, le fidanzate e i figli. La Corte Costituzionale ha fatto delle sentenze per favorire l'affettività dei ragazzi in carcere? Ti dirò, no, non c'è mai capitato. Ecco, ripeto che noi non facciamo quello che avremmo voglia di fare, nel senso che noi decidiamo su questioni che ci vengono poste da altri giudici, che il gioco funziona così, che un giudice c'ha un processo davanti e c'è, per dire, un imputato che ha chiesto la messa alla prova e non gliel'hanno data. Allora l'avvocato di questo dice al giudice: ma il mio assistito è in questa condizione e la legge prevede che non sia ammissibile la messa alla prova, è giusto, è conforme alla Costituzione? Il giudice può rispondere: nessun problema, oppure può dire: effettivamente il dubbio c'è. Il dubbio che questa esclusione dalla messa alla prova di uno in quella situazione non sia incostituzionale. E allora, come si dice, solleva la questione di questa cosa davanti alla Corte Costituzionale. La Corte la decide. Ma se nessuno la solleva, anche se tutti noi dentro la Corte pensassimo che una cosa così non va bene, non potremmo dire nulla. E qui viene un altro aspetto che io ho già sollevato più di una volta e di cui sono convinto, che molto più spazio a diritti violati noi potremmo dare davanti alla Corte Costituzionale se venisse consentito il ricorso diretto del cittadino davanti alla Corte, il quale davanti alla violazione di un suo diritto prova, naturalmente deve provare davanti ai giudici, se nessuno giudice se lo fila, può andare lui o lei direttamente alla Corte. Magari se l'avessimo avuto questo che si chiama il ricorso diretto del cittadino alla Corte, ecco, la questione che dicevi sarebbe già arrivata da noi. Da noi sono arrivate le questioni più vicine all'affettività che abbiamo deciso, sono quelle che riguardano i figli minori, cioè le madri carcerate che hanno bambini e che dovrebbero aver diritto, o se il bambino non è dentro, di uscire per assisterlo, o se il bambino è dentro, di poter essere spostate in quei domicili controllati in modo da farlo crescere in una casa e non in una cella. Noi ci siamo trovati davanti a questioni del tipo: lei è condannata per uno di quei reati che se non collabora con la giustizia non consentono benefici. In genere sono reati legati alla criminalità organizzata, insomma, no? Allora tu puoi collaborare e ottieni benefici, no? Non collabori, non ottieni benefici. Allora neanche il bambino fuori.
Noi abbiamo detto no, questo non si può fare. Anche una madre che non è ammessa ai benefici perché non collabora dopo aver commesso reati particolarmente gravi, naturalmente, e tuttavia il beneficio dell'assistenza del bambino fuori dalla cella lo deve avere, perché il beneficio non è per lei, è per il bambino. Quindi io posso privare di benefici il detenuto in ragione di caratteristiche negative che ha o in quanto condannato o per i suoi comportamenti, ma non posso punire il bambino, privare il bambino della madre, che specie se il bambino è piccolo è importante. Altre cose non le abbiamo. Una cosa che vi potrebbe essere utile, fatela, chiedetelo alla professoressa Franco, è diritto, non è romanzi, lei preferisce farvi lavorare sui romanzi, ha ragione, però vi faccia lavorare un po' sul nuovo ordinamento penitenziario minorile, per vedere lì se... Proviamo a vederlo un attimo insieme, io me l'ero portato, se lo trovo... Scusate, io non trovo mai le carte che cerco. Ma... Eccolo qua. Territorialità dell'esecuzione, colloqui e tutela dell'affettività. Vi leggo la nuova normativa sui minori che entrerà in vigore a giorni. È l'articolo 19 del nuovo ordinamento. Il detenuto ha diritto a 8 colloqui mensili, quindi sono di più, con i congiunti e con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo, distribuiti su almeno 4 giorni, di cui uno festivo o prefestivo. Ogni colloquio ha una durata non inferiore a 60 minuti. La durata massima delle conversazioni telefoniche mediante dispositivi in dotazione dell'istituto è di 20 minuti. Telefonata 20 minuti, colloquio 60 minuti, numero dei colloqui 8 mensili. Per i detenuti privi di riferimenti socio-familiari sono favoriti colloqui con volontari autorizzati, vabbè, questo lo sappiamo, al fine di favorire le relazioni affettive. Il detenuto può usufruire di visite prolungate della durata non inferiore a 4 ore con una o più delle persone di cui al comma 1, che sono congiunti e persone con legame affettivo. Le visite prolungate si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre per quanto possibile un ambiente di tipo domestico. Immagino che i più grandi non siano interessati soltanto alla consumazione dei pasti, a trovare lì il fornelletto a gas. Va bene. Il direttore dell'istituto verifica la sussistenza di eventuali divieti dell'autorità giudiziaria. Verifica altresì la sussistenza del legame affettivo, questo col vostro consenso io lo trovo giusto, perché uno fa arrivare una e dice carissima, quant'è che non ci vediamo, era la prima volta che la vede, insomma, ecco, quindi. Sono favorite le visite prolungate per i detenuti che non usufruiscono di permessi premio. Insomma, discutere questa nuova disciplina può essere interessante, come pure le altre. Questa è quella per i minori, sia chiaro. Grazie professore, anche per averci dato queste delucidazioni sulla nuova normativa. Vedrà che questo tema ritornerà nuovamente nelle successive domande. Inviterei ora Donato a formulare la sua domanda. In vero è una questione alla quale lei ha già fatto più di un cenno, come dire, nella sua lezione introduttiva, quindi cederei la parola a Donato. Salve,
chiamo Donato e vorrei farle una domanda. La Costituzione dice che siamo tutti uguali, ma non è vero. Molti di noi ragazzi sono stati giudicati in base al cognome che portano, ma la legge dice che la responsabilità penale è personale. Che c'entra quello che ho fatto io con quello che ha fatto mio nonno o mia mamma o quella quattro familiare? Non c'entra assolutamente niente. Non c'entra assolutamente niente, non lo so. Qui dovremmo parlare per capire esattamente, ma se prendo alla lettera quello che mi viene chiesto e se questo implica che c'è stato un giudice del mio paese che davanti ad uno stesso fatto ha punito di più uno rispetto all'altro, coautore alla pari del medesimo fatto, perché il secondo era figlio di un bravo ragioniere e il primo era figlio di una persona con precedenti penali, beh, io prendo quel giudice e lo caccio. Punto. Cioè non c'è altra possibile risposta. È impensabile che una cosa simile venga fatta. Se c'è qualcuno nella magistratura italiana che l'ha fatta, è bene che la magistratura cessi di avvalersi della sua opera, punto, perché questo appartiene al novero delle cose inammissibili. Del resto, senza sapere il caso, l'ho detto io all'inizio, tra gli esempi di violazione della Costituzione. Spero che non sia del tutto vero. Grazie anche per questa risposta che, come avrai immaginato, era una questione che è stata più volte posta e che naturalmente le è stata posta in chiave impersonale. Inviterei ora Emanuele a formulare la sua domanda. Emanuele è emozionatissimo. Buonasera, sono Emanuele e la vorrei fare questa domanda. La Corte Costituzionale ha fatto delle sentenze sulla recidiva? Sì, come no? Bravo. Ora, lui è emozionato. Se ti chiedo perché me lo chiedi, perché c'hai questo interesse alla recidiva, me lo rispondi. Una domanda? Come ha fatto decisioni sulla Traviata? Invece hai chiesto la recidiva invece della Traviata. Vabbè. No, no, la Corte. Il tema che ha un'applicazione privilegiata quando ci sono dei minori di mezzo è sempre lo stesso, quando c'è un effetto automatico. E da noi viene sempre, siccome si sa che la Corte diffida degli effetti automatici e pensa che una decisione contraria all'interesse di una persona, un giudice la dovrebbe sempre adottare valutando il caso e decidendo. Dice, ma poi dipendiamo da come la capita il giudice. Ma i giudici sono stati inventati per questo. Perché se non dovessimo contare sulla loro esperienza, sulla loro capacità di capire gli altri, e allora è inutile che spendiamo tutti questi soldi per mantenerci un ordine giudiziario. Mettiamo la domanda in un jukebox e viene fuori la risposta, in realtà, no? E quindi il giudice ci serve per questo, ecco, ci serve perché... E guardate, questa è una cosa che io a un certo punto della mia vita ho pensato che la civiltà umana è per tre quarti dovuta al fatto che noi abbiamo inventato questa istituzione della giustizia pagando delle persone, specializzandole, perché sulle tante questioni che capitano se le studino, se le guardino e dicano se avevo ragione o avevo torto, se ho diritto a una cosa o non l'avevo. Perché se c'è una cosa di cui vi accorgete,
che vi fa male, che vi fa del male, è che è successo un fatto nella vostra vita e gli altri cominciano a giudicarvi così come l'hanno presa. E magari voi avete la netta percezione che voi non avete fatto niente di male, però dice: hai visto quello che ha fatto? E si diffonde così con quello che ha fatto, che non è quello che voi avete fatto veramente. E la vostra immagine nel quartiere, tra gli amici, a scuola, nel posto di lavoro, in carcere, è costruita non su quello che voi sapete che veramente avete fatto, ma su questa immagine, su questa diceria, su questo pregiudizio che si è diffuso. Allora, porca miseria, che io possa andare da un giudice che se la ristudia la cosa, sarà l'unico al mondo che lo farà, perché quelli che parlano male di me non ce l'hanno mica il tempo di andare a vedere come sono andate le cose, ci hanno il tempo di ripetere pa, 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 quello che hanno sentito su di me. E quindi il giudice se la studia e dice: così sono andate le cose. Allora, se l'abbiamo inventato per questo, perché la legge deve stabilire se uno ha commesso un reato, allora può avere questo beneficio, non lo può avere, la circostanza attenuante può compensare l'aggravante, ma altrimenti no, lo veda il giudice, veda come stanno le cose. Ecco, noi della recidiva abbiamo deciso in questo modo. La recidiva, come voi sapete, o forse non lo sapete, insomma, è divisa in due categorie. Ecco, la recidiva come circostanza aggravante che il giudice può valutare insieme alle altre o no, e la recidiva, che è quella del comma 5, dicono gli esperti della materia, che è quella assolutamente ostativa. Per quei casi lì, di quei reati lì, se c'è la recidiva c'è la pena aumentata senza possibilità di compensazione. Noi abbiamo messo in discussione casi di questa recidiva ostativa e abbiamo sempre rafforzato il potere del giudice di fare il bilanciamento negli altri casi. Mettiamola così. Bene, grazie. Fa tempo che prepariamo la domanda, esatto, di Giovanni, visto come... che avevamo promesso al Presidente un goccio di caffè, è arrivato con un po' di ritardo. Ma... è arrivato, cioè quello di domani è arrivato, vabbè, capito? Lo anticipiamo. Siete molto bravi, eh? E quello di oggi ormai è prescritto, grazie, come orario, però va bene, prendo quello di domani. Grazie Emanuele per la sua domanda. Professore, come avrà capito, sintetizzano le domande un qualcosa, una discussione che c'è stata a lungo e che per ragioni di contenimento dell'emozione, che non è una cosa che come vedi circola ed è molto forte, abbiamo contenuto in queste domande così sintetiche. C'è ora un altro quesito che le intendono porre, sul quale abbiamo iniziato a porre a discutere, le sarà rivolto dal Giovanni, al quale cedo la parola. Buonasera signor Presidente. Allora, ho saputo che il Consiglio d'Europa ha emanato delle linee guida per favorire gli incontri tra padri e figli dei detenuti. Signor giudice, lei conosce queste norme? La Corte Costituzionale ha contatti con il Consiglio d'Europa e la sua Corte dei diritti? Sì. Se non ricordo male, questa cosa risale all'aprile di quest'anno, è vero? Era non soltanto sui rapporti padri-figli. Io l'ho trovato molto giusto perché c'è una speciale attenzione ai rapporti madre-figlio, che i padri possano essere interessati ai figli quanto le madri, in genere i legislatori lo ignorano in effetti, e invece per Bacco può capitare. Guardi, io
mi trovai una volta, io lo confesso, sono tra quelli favorevoli assolutamente al fatto che siano le donne a decidere l'interruzione della gravidanza, perché penso che solo la donna è in, qui non vale quello che dicevo prima del giudice, solo la donna dentro di sé sa se ce la fa a portare avanti quella gravidanza o no. E se io provo a decidere al posto suo, di sicuro io sbaglio. E chissà che pasticci combino. Però vorrei sempre che, ecco, la donna arrivasse a questa decisione perché davvero pensa che non la può portare avanti la gravidanza. Perché io sono tra quelli che chiamano bambino quello che sta dentro la pancia della mamma, che non lo chiamano feto, io lo chiamo bambino. Però questo non mi impedisce di capire che vi possono essere delle circostanze in cui una donna adotta quella decisione. Ma sto povero padre non conta proprio niente ai fini di quella decisione. Io provai una sera, in anni in cui era appena nato il diritto di interrompere la gravidanza e quindi c'era un femminismo molto incattivito, mi ricordo me stesso al Club Turati di Milano, davanti ad una platea tutta di donne, abbastanza sulle loro, a sostenere insieme a un altro il diritto del padre di dire la sua. Beh, sono grato al caso che sono sopravvissuto ed eccomi qua, perché il clima era del tutto contrario e sfavorevole. Beh, riflette una tendenza generale, insomma, che il padre non può non dire la sua, non ha il diritto di decidere, ha il diritto di dire la sua. E appunto, ripeto, la decisione deve rimanere della donna. Ma se questo poveraccio dice, guarda, ce la facciamo, faccio un altro lavoro, eccetera, vabbè, lei può dire, sei un buffone, lo dici mille volte, poi non fai un fico secco di niente, non posso affidare, vabbè, ci sarà un dialogo. Ma dopo anche, il rapporto col padre è importante per i figli. C'è anche qualcosa di tradizionale, se volete, in questo. Ma insomma, uno intanto, se il figlio è femmina, si innamora del padre. Ed è noto che il padre si innamora della femmina. Lo so, ogni padre che ha avuto figli maschi e femmine, è capitato anche a me, e mio figlio a 50 anni ancora lo risente questo fatto, che i padri si innamorano di più della figlia. E la figlia quindi ha bisogno di questo rapporto. Ne ha bisogno. Perché se non ce l'ha, poi lo andrà a cercare dopo. E magari finisce trentenne con qualcuno della mia età, che è la cosa più sbagliata del mondo. È meglio essere vicini come età. Il maschio ne ha bisogno perché è un esempio il padre, è un riferimento. Ci sono delle cose che magari alla madre non si dicono, ma al padre si dicono. Queste direttive, linee guida del Consiglio d'Europa si pongono questo problema e naturalmente se lo pongono nella chiave tipica di questo tipo di documento, per cui è i colloqui, è la possibilità di rapporti, si va a quel tipo di norma che abbiamo letto prima. Ora, queste non sono norme vincolanti, sono linee guida approvate dal Consiglio dei Ministri, del che si chiama Consiglio d'Europa, che i singoli stati membri del Consiglio d'Europa possono, se lo ritengono, trasformare in loro leggi,
ma non sono neanche vincolati a farlo, non hanno un grande rapporto. Noi non abbiamo, noi Corte, un rapporto diretto col Consiglio, lo abbiamo con la Corte dei diritti umani che fa capo al Consiglio d'Europa. E in realtà se su una questione italiana la Corte dice una legge fatta così, noi ne prendiamo atto in realtà, quindi c'è un rapporto molto stretto. Grazie. Scusatemi, ci terrei a precisare, professore, che la domanda che le ha posto Giovanni è stata formulata esattamente da lui. In verità, quando mi aveva detto che voleva proporle questa domanda, io gli ho dovuto confessare che non ero a conoscenza di queste linee. Male, 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 male. In nome del padre ho confessato. Ho capito, è donna, gliene frega niente dei mentre io che sono maschio le ho notate subito, dico finalmente qualcuno che mi dà ragione, e beh, perbacco. Grazie, grazie davvero. Ora chiederei a Kevin di prendere la parola e di formulare il suo quesito al giudice costituzionale. Salve. Dov'è? Mi chiamo Kevin e vorrei fare questa domanda. Molti di noi vorrebbero fare una vita diversa quando usciremo, ma sappiamo che non sarà facile, anche perché molta gente ci guarderà sempre male. Che si può fare perché la gente capisca che abbiamo pagato e che dobbiamo avere la possibilità di riprenderci la vita? Ebbene, non è la legge qui, è la gente, che è la civiltà e la cultura della gente. Qui noi abbiamo il grande vantaggio di avere molte organizzazioni di volontariato che si adoperano per non soltanto trovare direttamente un posto in se stesse, ma non possono andare più in là di tanto, a giovani che escono dalle prigioni, ma anche ad aiutarli nel testimoniare della loro affidabilità e della loro credibilità. Bisogna accettare realisticamente le cose come stanno. Se tu esci da un carcere, la prima reazione di quello a cui ti rivolgi è di una qualche diffidenza. Se tu non accettassi questo, sbaglieresti, devi essere abbastanza realista da capirlo, però devi poter contare su controargomenti e quindi su altre persone che ti aiutano nel vincere questa iniziale diffidenza. La legge può fare una cosa sola e la fa. Prevede agevolazioni fiscali e contributive per quelli che assumono un ex detenuto. Se già lavorava da detenuto, dura 18 mesi. Se comincia a lavorare quando esce, sono 2 anni pieni. Quindi questo conta già, insomma. Ma la legge non può andare oltre questo. Oltre questo, tu ti devi poggiare sulla rete che esiste e che è una delle cose più belle che noi abbiamo in Italia, che poi sono persone, esseri umani che credono negli altri esseri umani e che testimoniano in realtà a tuo favore, dicono quello che hai fatto. Secondo me è possibile, ma appunto scontando un po' quello che dicevi tu, che all'inizio non mi si filano. È così. Grazie. Adesso c'è un'ultima domanda che un ragazzo le vuole rivolgere in inglese. Inviterei Miang a prendere la parola e le chiederei per cortesia, professore, se poi potesse anche brevemente tradurre la sua risposta, se gli vuole rispondere in inglese, traducendo poi in italiano. Come vuole. Se vuole rispondere in inglese, poi traduciamo magari per i ragazzi.
ci dà una mano la prof, comunque. Grazie. Prego, Nian. Hello, my name is Moru. I am 17 years old as an immigrant and minor in age. My family are in my country, but I know I should have a tutor. But who represent my family here in Italy? I know I should have a tutor, but nobody care me. What does the Italian state do for me, and who helped me? I haven't got money for a lawyer. And for me, they say the Italian law and the immigrants, we are all equal. But for me, we are not equal. As an immigrant, we have a problem. Always when we have a problem, why the police used to add the problem different with what the one we did? Always, and we have our witness. They denied our witness. Okay. But are you a minor? You are 17 years old. My God. You look older. Okay, fine. Better for you. Okay, insomma, lui come immigrato si sente sprovvisto di tutele, ha una famiglia che non è qua e non ha nessuno qua che rappresenti la famiglia, gli risulta che dovrebbe avere un tutore ma non ha un tutore, se ha bisogno di un avvocato non ha un avvocato. Questo in sostanza è... Now, having said so, no, you can sit, or why don't you sit in front? Because we can see each other without you standing up. No, something I don't understand is why your family should be represented here. Your family is there, is in your country, I suppose. And is there something... In your view, they should be represented on your behalf to support you. Well, not being here, I don't think there is a legal device for your family to be represented here. You should be represented. You are entitled to have a lawyer if you have a judicial case. Well, is there, are you under trial now? Yeah, no. Because the law says that whenever there is a judicial procedure involving a foreign minor, the foreign minor is entitled to have a lawyer paid for by the state. But the lawyer, in this case, has to defend you in a judicial procedure. Out of a judicial procedure, just to have a legal advice, you are not entitled to have a lawyer. Well, if you need information, not necessarily you need a lawyer. I suppose that here inside you should find legal expertise sufficient for you to clarify the issues that you need to be clarified here. This is, I mean, the main answer I can give you is that you are right, you should have a tutor. Because as a foreign minor, you are entitled to have a tutor. And a recent statute of last year has modified the organization of tutorships for not accompanied minors, and what we name Tribunale dei Minorenni, under request, has to appoint
a tutor. If you have a tutor, the tutor necessarily, upon your request, will also find the legal advice you need and whatever else you need, because the tutor is supposed to take care of you and to respond to your demands. So the real step forward in your case is having the tutor. Thank you very much, Nyang. Please, professore, le posso chiedere la cortesia brevemente di... brevemente, quindi io gli ho detto perché che la sua famiglia qui può essere rappresentata solo se c'è una vicenda diretta che coinvolge la famiglia, altrimenti no, non è previsto che sia rappresentata. Come pure l'avvocato, il minore non accompagnato che vive ora con noi, ha diritto ad avere l'avvocato in qualunque procedimento legale che lo coinvolga. Se non c'è procedimento legale, non c'è avvocato. Però ha diritto al tutore. Il tutore gli deve essere assegnato oggi dal Tribunale dei minorenni. E probabilmente se c'è il tutore, c'è una persona che risponde alle sue domande o che cerca le risposte.